risanno, se non ora, quando? Univer risanno, se non ora, quando? Univer risanno, se non ora, quando? Un flash mob a difesa del fiume Sarno. L'iniziativa ha coinvolto anche la città di Torre del Greco. Domenica scorsa gli attivisti si sono ritrovati presso il sito delle 100 fontane. Giù le mani dal Sarno. Non sono mancati cori e striscioni a difesa del fiume per dire basta all'inquinamento. Abbiamo ospitato il gruppo Uniti per il Sarno, che si occupa appunto di tenere sotto controllo il Sarno affinché non venga ulteriormente inquinato più di quando non lo è, e stanno facendo anche un ottimo lavoro in quanto coinvolgono tutte le città bene o male coinvolte da un eventuale inquinamento del Sarno. Quindi ci siamo sentiti e abbiamo deciso di vederci qua su questo sito, perché per noi comunque è un sito importante, noi di Torre del Greco, e stiamo, tra l'altro approfitto per ricordare che stiamo facendo una raccolta di firme per il FAI, che prevede un finanziamento per il recupero di questa struttura. Il disinquinamento del fiume Sarno è uno dei motivi che potrebbero avviare un poco il turismo locale a Torre del Greco. Noi siamo qui appunto per combattere con il comitato per il disinquinamento del Sarno per dare forza a questa manifestazione. Negli ultimi mesi abbiamo rilevato che sia i fiumi che il mare hanno manifestato la loro limpidezza. Perché i flash mob? Per non abbassare la guardia, per dire che noi ci siamo, per dire che siamo stufi, ecco, di bagnarci in un mare inquinato. Perché anche Torre del Greco ha partecipato a questa manifestazione? Qualcuno mi diceva: il fiume Sarno mica attraversa Torre. Sì, non l'attraversa, però la inquina. Inquina il nostro mare, inquina le nostre spiagge. In questo momento di fermo abbiamo visto che era il mare che era tutto più pulito, iniziato dal Sarno, e quindi siamo qua appunto per manifestare e cercare di far capire a tutti quanti che bisogna pulire, perché Torre del Greco deve rinascere dal mare. È importantissimo, perché la nostra città è ricca di tante cose, ma principalmente del mare. Quindi se abbiamo un mare pulito possiamo riconquistare i turisti che venivano una volta a Torre e cercare di farla rinascere nel miglior modo possibile.